Hey Cooch, ben ritrovati dal vostro Andronic 91 su LBX, Little Butler's Experience. In teoria dovrei ricominciare dalle fogne, ma ci andrò adesso perché sono dovuto uscire per andare a salvare. E ho fatto giusto due battaglie di numero extra, 2-3. Perfetto, ora da qui possiamo continuare sperando di non incappare in brutti ceffi. E dobbiamo andare sopra addirittura, non sotto, io pensavo sotto invece. No, le sfide le salto, sì, perdo un po' di manutenzione che non ho ricaricato a quanto pare. Per quelle poche battaglie che ho fatto, strano. Ad ogni modo, attenzione. La roba pattuglia. Oh mio Dio. Intruso intercettato, intruso intercettato. Oh no, dobbiamo fare qualcosa prima che lanci di nuovo l'allarme. Non abbiamo altra scelta, dobbiamo distruggerlo. Hai ragione, forza! Contro un Sicurbot? Abbatti tutte le sentinelle LBX. Inizia battaglia. Oh, cavoli. Sono forti? Non ho visto il livello, stavo leggendo il nome. Drago SP, mi sembra. Non dovrebbero essere un problema, dai. Pensavi che mi sarei fatto prendere la sprovvista? Bravo. Avevi ragione piena, amico mio. Ah, DQSP. Non Drago. Mi sembrava infatti strano, Drago. Con che c'entra il Drago qua? Chi è che mi manda i messaggi mentre sto registrando? Ti pareva? Vai. Certo che tira certe laggate che fanno paura, Vai, multi-thrust. E non lo evita. Fatto? No, ancora no, ma dai. Mamma mia, che disastro. Ma che succede? Ma quanti sono? Non finiscono più, ragazzi. Davvero, non ci credo. Questo è... Oh! Questo è veramente l'ultimo. Ci picchia, ragazzi. Quanti ne sono stati? Non l'ho contati. Guasto. Te lo do io il guasto. Nel cervello te lo do. Inutile, Kazuya. Devi essere più forte. Ci è mancato poco. Giusto in tempo. Ma non è vero mai. Che succede? Vai, ripara tutto. Perfetto, andiamo avanti. Così, qui non c'è nulla. Probabilmente c'è qualche oggetto qui che dovrò andare a prendere, ma non mi interessa. Non sono... Sono importanti gli oggetti, ma non sono molto importanti. C'è una sottile, ma importante differenza. Vuoi intrufolarti nel palazzo Kaido? No, sono venuto qui a fare una scampagnata. Mi ce l'hai fatta! Questo c'aveva la voce un pochino più bassa. Lex, ci siamo riuniti, stiamo tutti bene. Ottimo lavoro, ora inizia la vera sfida. I sistemi di sicurezza del palazzo Kaido saranno sicuramente più numerosi. Troverete anche dei Sicurbot sparsi. Niente ci può fermare. Hans, non commettere passi falsi. Ricorda, il nostro obiettivo primario è la sicurezza del dottor Yamano. D'accordo. Tra poco ci vedremo, papà. No, non credo. Hans, Gabe e Mika si sono uniti al gruppo, grazie mille. Perfetto, direi allora di salvare. Ma i Sicurbot, nonostante ci sia pericolo? Perché il pericolo, se non lo sapete, è quando incontri appunto dei nemici a caso. Così. Ok, no, la stanza apposta è quella alla quale dobbiamo andare. Ma se volessi esplorare un pochettino non posso? Vabbè, non mi fa andare nelle altre stanze. Ma è chiusa. Non si apre. Non è così semplice. Non c'è da stupirsi. Beh, in effetti. Rina. Van, c'è qualche problema? C'è una grande porta a piano terra, ma non si apre. Aspetta, verifico la tua posizione. Ok,
Se indietreggi di qualche passo troverai una sala di controllo, da lì potrai aprire la porta. Ho sbloccato la porta della sala. Quando sei entrato, collega il tuo pilota LBX alla postazione di controllo. Dovrai riuscire ad aprire quella porta a distanza. D'accordo! Qualche passo indietro? Vedi, io questa non l'ho controllata per niente, perché tanto dico, ok, non mi ci fa andare. E invece è molto importante questa porta. Rina, ho collegato il mio pilota LBX alla postazione di controllo. Ottimo lavoro, Van. Aspetta solo un momento. Ok, dovresti riuscire a procedere ora. Bene, ora possiamo raggiungere la stanza in cui tengo il padre di Van. Non da tu. Gabe c'ha paura. Quanti? Cosa? E questi da dove saltano fuori? Questa non ci voleva. Devono essere alle guardie della sala di controllo. Non dovete farvene scappare neanche una. Allora, dobbiamo sconfiggerli tutti quanti. Dai, su Hans, dai che mi caso. Mi caso così a caso. Dai. Quanti dobbiamo sconfiggerne a testa? Ah, livello 8. Ecco allora, si spiegano molte cose. Sono tanti, ma sono deboli. Quindi preferiscono la quantità alla qualità. Un po' come su YouTube, che è meglio la quantità piuttosto che la qualità. Però è così che funziona, ragazzi, è la verità. Cos'è? Ah, beh, ok, ho visto l'ombra di quello che scendeva. Dai, su, muoviti a crepare, imbit. Ah no, non ci senti così, allora così ci senti? Che disastro, ragazzi. Porca miseria, Amy, non ce ne azzecchi una, eh. Ad attaccare proprio c'è un tempismo che fa paura. Vai, lo prendiamo? Mi evita proprio, eh? Maledetto. Te lo do io sovraccarico. È finito? Grazie, eh. Oh, e anche questa è fatta, ragazzi. Beh, è andata molto meglio rispetto a prima. Grande, questa è stata molto facile, devo ammettere. Ok, procediamo. Oltre il portone c'è un corridoio. La stanza più lontana è la più sorvegliata. Prova con quella. Tu vai avanti, noi ti seguiamo. Ok. Devo andare sopra perché mi diceva di andare giù. Certo che i controlli sono un po' strani, eh. Più che altro è la visuale che tira fastidio con i controlli. Vedi, si gira da sola, è fastidiosissima. Un po' come Super Mario 64. Grande gioco, tra i miei platform preferiti, però la videocamera è da buttare. Justin Kaido! Questa è la sua stanza? Esattamente. Questa è la stanza del signorino Kaido. Che fortuna finire in un posto del genere! Ora capisco perché hai tenuto sotto stretta sorveglianza. Sei arrivato, Van, proprio come immaginavo. Possiamo finalmente finire quello che abbiamo iniziato. Una battaglia LBX? Van è una trappola. Vuole soltanto guadagnare tempo per chiamare la sicurezza. Scappiamo! Io non lo farei se fossi in voi. Mi basta suonare l'allarme e sarete circondati in un istante. Ovviamente lui è inglese perché è un maggiordomo. Stereotipi. Ma se accetti la sfida, lui non farà nulla. Comunque, non è scampo contro il mio nuovo Emperor MK2. All'inglese perché è più bello, no? Non ci sta lasciando molte alternative, mi sembra. Non ci credo. Hai detto a Van che suo padre era qui solo per poter combattere ancora contro di lui? Basta con le chiacchiere. Ormai sei qui, perciò chiudiamo i conti. Vuoi rivedere tuo padre, vero? Battimi e potrai andare dove vuoi. A me non interessa. Allora, qual è la tua risposta? D'accordo. Andrò a riprendermi mio padre. Se questo è l'unico modo che ho per salvarlo, è quello che farò. Ti consiglio di prepararti, Van. Quindi è qui effettivamente. Boh, salviamo. Cioè, lui è talmente ricco che ha anche degli oggetti dentro la sua stanza.
oggetti da combattimento per LBX, ma ti rendi conto? Quanto devi essere ricco per avere una cosa del genere? Oh, le katane, ce ne ho tre anch'io. Ovviamente smussate, perché sennò è illegale. Più o meno. Ok, pronto più o meno. Sei pronto, Van? Iniziamo. Emperor MK2. Ah, una contro... Quindi una sola vittoria vince tutto, ok. 24. Justin Kaido, che è a livello 24. Sarà facilissimo. Scendiamo qui, Justin. Ok, sei sceso. Peggio per te. Wow, bravo, bravo. Mi piace come sei aggressivo. Bemmete. Sei un po' ingenuo però, Justin, lasciatelo dire. Ah, ha preferito difendersi per potermi attaccare poi. Non te l'aspettavi, eh? Multitrust. Ah, oh, però ho preso però. Ah, eh? Ho imparato come attacchi con Groundbreaker. Oh, però. Mi ha fatto tipo un Perry? Trovati. Nani? Becara. Cioè, sciocchi. Però siccome è giapponese c'è la voce più profonda, no? Cambia all'istante. Scappiamo, svelti! Signorino Kaido, sta bene? È tutto sotto controllo, grazie. Mi scusi. Cioè, prima si preoccupano di Kaido, mica si preoccupano di bloccare noi. Proprio quando lo avevo in pugno. Ma cosa mi avevi in pugno? Cosa che ti stavo per sconfiggere? Signorino Kaido. Van Yamano. Nomi. Ok, Van. Tuo padre dovrebbe trovarsi nell'altra stanza. Torniamo indietro e proviamo nell'altra stanza. Sì. È così. Ma io volendo, mo, tanto per placare la mia curiosità, posso andare nelle altre stanze. Corridoio nord. Mamma mia, ragazzi, esplorabile. Grande. Interessante però sta cosa. Che puoi esplorare. Non ci perderò molto tempo, tranquilli. Ecco, dovrebbe essere qui allora nostro padre. Mm-hmm. Ah, un bel corridoiazzo, eh. Potrebbe attaccarci chiunque in un qualsiasi momento. E c'è anche il metamo per salvare. Per quale ragione? Spada distruttrice più forte. Bene, entriamo. Sto arrivando. Quanto è lunga. Ho capito che è un villone, è un palazzo, ma esagerato. Se arrivi al postino, come fai a scendere scale? Nel caso tuo padrone ti chiama, stai qui. Arriva qualcuno alla porta. Ora che apri, se ne passa la mezza giornata. Altra stanza si trova appena più avanti. Papà. Era una trappola di Justin Kaido. Hey Dad, are you in here? Huh? Hold on. Is that you, Dad? No, it's a me. Billion Kaido. It's a me, Mario. Wasn't he supposed to be away tonight? This is the man that kidnapped my dad. You know why we're here. Are you looking for the professor? Take him. That is,
if you're able to beat Gekko Maru. All I'm proposing Narana. Is one of those LBX battles you love so much. And if you win, I'll release your father. How could you possibly object? Fine, I'll do it. Gekko Maru. Dovrebbe essere una rana. Fight me 3-on-1. Watch and learn. Because I'm going to show you the true power of my LBX. Ma è una divinità. Perché ha quel coso dietro. Però Gekko Maru. Gekko. Ma vabbè. 3-1. È sicuro. Il livello però secondo me non... A 27, come me, allora che problema c'è? Siamo 3-1, anche non sono a livello 27 gli altri, però... Ci prenderà un sacco di mazzate. Aia! Mi copia le mosse? Wow! Wow! Che volo! Che cos'è successo? Oh mio Dio! Che cos'è successo a Amy? Mio Dio, ragazzi! Che bellezze, che bellezze! Cavoli! Kazuya non sta facendo nulla perché ovviamente, Lui è cecchino, ovviamente, no? No, l'attacco caricato così non è utile perché non fa il... Non fa la stoccata multipla, fa solo a giravolta, tipo Link in The Legend of Zelda. Vedi, carico e fa il pring, gira. Però 222 danni, che contro un LBX che ha tutta quanta questa potenza, non è male. Oh, grande. Così, facciamo sempre così, ragazzi. Vabbè, più o meno, se ce la facciamo, non è proprio necessario, Ci stiamo riuscendo. Spammo questa tecnica. Spammiamo la tecnica. Ah, ecco, doveva esserci un attimo la scena intermezzo quando arriva a metà vita. Perché? Perché stai perdendo? ...9999. Il massimo che puoi togliere con un attacco. Ora vorrei riprendermi la capsula di platino, se non vi dispiace. Questa missione è una pazzia, non abbiamo speranze contro un nemico del genere. Non preoccuparti, Kazuya. Gli altri sono ancora là fuori e arriveranno presto a salvarci. Beh, non credo. E allora? Che facciamo? Io sono molto arrabbiato con te, Però secondo me non sarà lui il nemico finale. Dentro, forza! No, Rex, Rina! E quell'altro, Tyler! Kaido! Signor Yama, da quanto tempo? Forse un anno? Che peccato ritrovarsi in circostanze così sgradevoli. Che cosa ci fa qui? Lei oggi dovrebbe essere un'assemblea di governo, ma saranno affari suoi, scusami, È casa sua, farà quello che vuole. Siamo stati ingannati, è evidente. Come ha saputo dei nostri piani? Portate il nostro ospite. Certo, signore. Quanto corre veloce proprio, Ta-ta-ta, sembra contro il vento che non ce la faccia. Professor Yamato. Padre! I can't believe it. Incredible. It's him. It's your dad, Van. No way. Is it really you? You sure have grown up, son. I'm so glad to know you're all right. But meeting like this, I'm sorry. I thought I told you
I didn't need you to come back for me. I hope you're finished catching up. Good. Because it won't be long before all of you bid this little world of ours farewell. He can't be serious! Seeing as the AX00 is now in my grasp, your usefulness has come to an end. No! I don't want to die! Gabe! Whoa! Nice distraction. Thanks. That's it. Nobody move. Ma quei due lì? Or don't you care what happens to him? Mr. Kaido! Ma il padre di Van? Hold it! Rina! Mi sembrava strano, infatti. Mi sembrava strano che lei sapesse tutte quante queste cose sul palazzo Kaido. Rina, sei tu che hai svelato a Kaido il nostro piano e che hai cerato quella mappa per farci arrivare fin qui. Allontanati dal signor Kaido, Lex. Quella virgola me la so proprio mangiata, non esisteva. E allora, pensavate veramente di essere gli unici furbetti capaci di infiltrarvi in un'organizzazione? Qualcuno la sta chiamando. Cosa c'è? Non risponde? Insomma, già non c'ho tanta voglia. Signor Osgood, abbiamo un'emergenza! Il quartier generale è stato attaccato all'improvviso. Credo si tratti dei sostenitori della Nuova Alba. I sostenitori della Nuova Alba hanno attaccato la base. È quello che l'ho appena detto. Abbiamo lanciato l'allarme ed evacuato l'edificio, ma hanno preso il controllo. La base ormai è stata occupata. Abbiamo preso la vostra base ed eliminato le spie che avete inviato nei laboratori della Nuova Alba. Non la passerete liscia. Rina, come hai potuto? Perché ci hai tradito? La spiegazione è semplice. Abbiamo in nostro possesso qualcosa di cui lei ha disperatamente bisogno. Una tecnologia creata dalle industrie pesanti Call, o meglio, dai sostenitori della Nuova Alba, Optima. Optima? Non può essere. Ma che cos'è? Una tecnologia organica innovativa, in principio sviluppata per essere testata sugli androidi. Di recente, però, è stato scoperto che, se utilizzata in campo medico, potrebbe salvare migliaia di vite. Un po' come Gold Experience di Giorno Giovanna. Può rimpiazzare le parti mancanti. Non ho scelta. È l'unico modo per aiutarla. Come potrei dire di no alla mia sorellina? Dannate sorelline giapponesi, sempre così malate in tutti quanti i videogiochi della Level 5. Ma che c'hanno contro le sorelle, quelli della Level 5, poverine? Purtroppo non è ancora stata utilizzata per curare gli umani. E quindi testiamola, facciamo la cavia alla sorellina. Kaido ha bloccato di proposito la sua approvazione da parte del governo. Che pezzo di... Ne è nato! Se riuscirò ad avere Optima, salverò mia sorella. Quella tecnologia è la mia ultima speranza. Rina, vi è tutto chiaro adesso? Ha preferito sua sorella a tutti voi. E grazie al cavolo, è mia sorella, ci credo. Non la passerete liscia. Dovrebbe vergognarsi. Non ci si approfitta delle debolezze altrui. Come fa a dormire la notte dopo aver causato così tanta sofferenza? Non pensa alle vite che potrebbe salvare? Si prenderà un sonnifero e via. Potete infierire quanto volete. Vabbè. Ve l'ho detto, non c'è altro modo per salvare mia sorella. Però, intanto Justin ascolta. Nonno. Già, nonno. Dottor Yamano, è ora di mettere fine ai giochi. Questo significa che non mi servite più a nulla e posso liberarmi di voi. Non può farlo! Il nostro gioco non è ancora finito. Purtroppo devo informarla che anche se è riuscito a ottenere la capsula di platino, non riuscirà ad accedere ai progetti del motore perpetuo.
Cosa intende, dottore? Ce li ha già? Per leggere quei progetti e decifrare le informazioni all'interno della capsula di platino è necessario un codice. Che cosa? Avere la capsula di platino senza il codice è come avere una cassaforte senza la chiave. Papà, il codice in questo momento si trova nel posto più sicuro al mondo. Nel posto più sicuro al mondo? Esattamente. Al campionato mondiale di LBX, il torneo Artemis. Cosa può avere a che fare quel codice con il torneo Artemis? Non sia ridicolo! Il codice per il motore perpetuo è dentro a un processore rivoluzionario prodotto dalla Kristen Graham. Sto parlando del Metanoia GX! Si aspetta davvero che io le creda? Non avrebbe mai potuto avere accesso al Metanoia GX, tanto per cominciare. Durante il processo di produzione ho fatto in modo che il codice fosse stampato sul circuito del processore. È stato facile violare i programmi della Kristen Graham prima che la federazione LBX ne entrasse in controllo. E indovini un po'? Il Metanoia GX è stato annunciato come primo premio del torneo internazionale Artemis. Ora che il processore è stato ultimato, è sorvegliato a vista dalla federazione internazionale LBX. Riuscire a trovarlo sarebbe un'impresa. Nemmeno lei con le sue risorse potrebbe esserne in grado. Rivelazioni scioccanti, ragazzi! E così, l'unico modo per avere quel codice è vincere il torneo? Ma questo è ridicolo! Ad ogni modo è un dettaglio risolvibile. Mi bastano queste informazioni. Sta sottovalutando le nostre capacità. Nessuno può impedirci di vincere il torneo Artemis. Per impedirvi di intralciare i miei piani, però, credo che dovrò comunque liberarmi di voi. Non ne sarei così sicuro. Pensa davvero che potrà farla franca? Mi risponda! Questo dovrebbe darle una risposta. State giù! Non le ha fregato niente a nessuno. Un'esplosione! Lei, dottor Yamano! Dimentica che sono uno scienziato, dottor Kaido. Non è difficile ricavare un esplosivo con i materiali giusti. Dottor Kaido, questo posto non è sicuro. Mi segua, prego! Me la pagherà! Prego o presto? Mi ricordo una scena iconica questa, ma passiamo oltre. Justin! Prendi. Il mio LBX. O X. Il mio LBX. Van, dove sei? Dobbiamo andarcene da qui. Muovetevi. Grazie. Alla fine lui è buono, però vuole solo essere più forte con gli LBX. Però è buono. Papà, da questa parte! Eccoli, prendeteli! Forza, scappiamo! Papà, da questa parte! Non preoccuparti per me, Van. Me la caverò. So che puoi vincere l'Artemis e recuperare Metanoia GX. Ora vai! Ma... Van, presto! È ovvio che non torna con noi, perché anche se tornasse poi, metterebbe in pericolo sua moglie e ovviamente anche il figlio, cioè Van, perché lo andrebbero a cercare a casa. Lasciami! Devi venire con noi, Rina! La nuova Alba non ti aiuterà a curare tua sorella a proprie spese, ti hanno solo usata! Non mi interessa! Andate senza di me! Ascolta, forse non lo sai, ma il governo sta prendendo in considerazione l'uso di Optima in campo medico. Davvero? Però Silian Kaido sta usando la sua influenza per impedire la sua approvazione. Se riusciamo a provare che Kaido è corrotto e se lo eliminiamo, potremo salvare tua sorella. Ne sei sicuro? Sì, Rina, l'ex ha ragione, ma ora non abbiamo tempo per discutere. Forza, dobbiamo andarcene! Mi dispiace. Se questa è la verità, c'è una cosa che devo fare. Che cosa stai facendo, Rina? Non c'è niente che possiamo fare. Lasciala andare. Dobbiamo andarcene, ora! Scappa. Papà scappa dal palazzo. Perché papà? Prima che ti catturino. Ma... Ok. Justin.
Vai a mano, ti aspetto all'Artemis. Quindi lui pure si è qualificato con qualche altro torneo. Miseriaccia. Non possiamo più restare qui. Dobbiamo occuparci di loro. Va bene, forza! Ragazzi, tante battaglie questo episodio, eh? Ehi, riesco a vedere una via d'uscita. Un ultimo sforzo e ce l'abbiamo fatta. Ok, ci siamo quasi, correte! Fatta veloce, eh? Vabbè, tutti quanti insieme, che ci vorrà mai. Ed eccoci fuori. Possiamo riposarci un po'. Qui dovremmo essere al sicuro. Ce la siamo vista brutta. Papà. Non preoccuparti per tuo padre, Van. So che se la caverà. Lo conosco. Ok. Sto tranquillo. Rina. E finisce così. Van, sono stata sveglia tutta la notte ad aspettarti. Dove sei stato? Tu sapevi di papà? L'hai scoperto. Che cosa? Oggi l'ho visto. Van, per anni ho pensato che fosse morto. È stato scioccante, non ci potevo credere. Ricordo quella telefonata. Sono vivo, Marie. Sono trattenuto in loro laboratorio dove mi costringono a lavorare per una ricerca pericolosa. Non posso parlare, ma ho paura che presto coinvolgeranno anche te e Van. John. Ah, John si chiama. John Snow? Però lui sa molte cose. Un giorno ti spiegherò tutto. Perdonami. Fino ad allora ti prego solo di aspettare. Mi dispiace, Van. Avrei dovuto dirtelo. Mamma, io sconfiggerò le persone che hanno portato via papà. Che cosa? Ho capito tutto quando l'ho visto oggi. Non posso voltargli le spalle, ora che so quanto è importante ciò per cui sta lottando. Per questo farò qualsiasi cosa per aiutarlo. So bene che potrebbe essere molto pericoloso, ma non mi tirerò indietro. Van. Va bene. Allora hai deciso. Non posso fermarti. Ricorda che ho fiducia in te e sono qui per sostenerti. Grazie, mamma. Gabe e Mika hanno lasciato il gruppo. Grace, io sono stato aggiunto alla mappa di Tokyo. Sì, per comprare qualche ricambio, magari. Wow. Beh, Q, direi che questo episodio può terminare qui, con questa bellissima schermata. Wow, è stato un capitolo davvero davvero intenso, mi è piaciuto davvero molto. Anche se l'LBX di Silian Kaido è un po' OP, molto OP, ma credo che ci saranno LBX ancora più forti. Ad ogni modo, Kuge, questo video termina qui ed io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo ovviamente che in descrizione trovate link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Bye bye!